Domenica 23 aprile la comunità di Marone ha accolto il vescovo Pierantonio Tremolada per la benedizione dei lavori di restauro della facciata della chiesa parrocchiale di San Martino. Sì, devo dire che è stata una celebrazione molto bella, molto intensa, una partecipazione da parte della comunità che così mi ha fatto molto piacere. Ho percepito una comunità viva con tante realtà che la costituiscono e anche ho percepito il desiderio di camminare insieme nelle nuove strade che si stanno aprendo, di collaborazione con altre parrocchie, in particolare Sale Marasino. E poi la chiesa davvero molto bella, è in una posizione che è semplicemente splendida. Da anni le superfici esterne della struttura, terminata nel 1727, registravano una situazione compromessa. Il progetto per il recupero della facciata, nato ancora con il parroco precedente, Don Fausto Manenti, è stato portato a termine dall'attuale parroco Don Emanuele Mariolini. La realizzazione è stata impegnativa, il costo è stato sostenuto in parte attingendo al bonus facciate, il resto con risorse proprie della parrocchia. Nell'occasione è stato benedetto anche il restauro del sagrato. Allora, per quanto riguarda tutto l'aspetto anche economico, non è stata una spesa indifferente. Un po' tutti i lavori, la facciata principale e le tre facciate laterali hanno chiesto uno sforzo su per giù a cavallo dei 560-570 mila euro. Una buona parte di questa spesa noi l'abbiamo affrontata grazie al bonus facciate e l'altra parte è stata raccolta dalla comunità. Per dire un numero, negli ultimi 2-3 mesi noi abbiamo raccolto 50, 40, 50 mila euro proprio dalla generosità della nostra gente. Questo ci aiuta a capire come davvero il legame alla comunità sia forte, come il legame anche alla struttura chiesa, ma ripeto, non solo alla struttura di mattoni, al nostro vivere davvero insieme, al nostro camminare insieme come comunità di Marone, ma assieme anche alla comunità di Sale Marasino a livello, in questo ormai è agenda, ormai prossimo, unità pastorale. La parrocchia di Marone è in cammino assieme alle comunità di Sale e di Vello nella futura irigenda comunità pastorale.